Ragazzi, sono le 7 del Ciao mattino, ragazze, ci qua siamo. siamo pronti, ci aspettano 4 ore di viaggio fino a Peio, Andiamo in in Trentino, eh. Trentino, per andare a trovare lui, andiamo in Il pellegrinaggio, il talismano talismano. padoin, straordinario. Vai, Pado! Pellegrinaggio dal padoin. Andiamo, che ce frega de Leo Messi, noi ci abbiamo padoin, padoin, padoin. Arriviamo, Vai, Pado, Pado, arriviamo, arriviamo, vai! eh. Siamo arrivati dal Pado, dal talismano! Come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. Eccoci qua ragazzi, siamo dispersi. Perduti nelle montagne, proprio alla ricerca del Pado. Pado, dove sei? Guarda là, sto sul Monte Bianco, sono, non sarà più. Siamo arrivato dai Pado, stiamo arrivando. Siamo arrivati ragazzi, questo è il campo del Cagliari dove io ho allenato. Max Allegri ha allenato anche Cagliari. Because you look so fine that I really wanna make you. Oh, allora, eccoci qua. Simone, ormai sei diventato un mito, sei diventato un idolo. Come vivi questa cosa? Ma innanzitutto, visto che siete qua, vi devo ringraziare perché gran parte del merito è vostro. Non dire così, è la verità. Vabbè, comunque vi ringrazio e grazie. Mi fa molto piacere, è ovvio, tanta gente mi ferma. Quindi, tutto questo è un po' esagerato, però è vero, tanti mi toccano per essere un po' più fortunato. Simone, una domanda che dobbiamo farti è, insomma, se il rapporto con Allegri era buono, Tana Maiala sarà buono. Tana Maiala è un buono, con Simone. E come facciamo ad essere buono? E adesso è andato a Cagliari, che ho allenato a Cagliari. Ma adesso la Juventus sarà dura, perché senza, gli ho detto, vendetemi tutti, Pogba, Morata, Dybala, ma non il Pado. Invece, il Pado a 200, neanche 200 milioni, di più. E invece l'ha venduto, quest'anno sarà dura, quest'anno sarà dura, però aiutaci in qualche modo. Ci tengo poi a ringraziare il mister, perché mi ha anche chiamato appena saputo che sarei venuto al Cagliari, mi ha parlato benissimo della città e... Talamagliano ho parlato bene, ma mi sono alle balle perché l'ho venduto, se non l'abbiamo venduto. Oh Simone, adesso ti facciamo vedere una foto. Guarda, questa. Ma la riconosci? La riconosco. La sì. riconosco. Ci vuoi raccontarci qualcosa? Allora, mi sono presentato all'allenamento un giorno alle 11 e mi sono trovato questa armadietto appiccicata. E allora ho dovuto fare un'indagine su chi fosse stato. Molto approfondita. È saltato fuori che era Sturari. Sturari. Il mio compagno, quindi. Ciao Ste, ti saluto. È la nostra spia. Ciao un altro tuo compagno. Diciamo che nel tuo armadietto, ecco, è rimasto ancora tutto come era prima. E adesso abbiamo costruito una sorta di altarino con le tue immaginette, caro Pado. Se vuoi, ecco, toccarmi, visto che bene, quest'anno non sarai più con me, ecco, se mi vuoi portare fortuna anche dalla Sardegna. Come hai reagito Gigi quando hai saputo che... Beh, diciamo che ero in vacanza. Sì. E ho tirato giù, insomma, un po' il calendario. Tranne il Pado. È stato toccato. Simone, tra l'altro hai rivisto gli europei, no? Hai visto insomma, l'Italia che ha fatto comunque bene. Benissimo. A fare complimenti, esatto. Noi siamo rimasti però sconvolti dal fatto che Conte non ti abbia convocato. C'è stata anche una polemica, aveva messo delle foto. Insorto il popolo del web. Assolutamente. Non c'è da dare colpa al mister. Secondo me è stato il gatto Pancrazio che non mi ha. Pancrazio non l'ha voluto.
Mister, non ha voluto pancrasso. Ma saluto Simone anzitutto. Sì. Ma no, ma guarda, ti devo smentire, il gatto che sta bene. Eccolo qua. Tocca che porta bene, che per i cessi ho bisogno di fortuna, perché sono partite male pure le amichevoli che abbiamo perso subito 2-0, li ho subito legnati. Ma diciamo che no, il gatto lo voleva assolutamente. Pancrazio era d'accordo. Sono io che ho detto: se porto Simone vinco troppo facilmente. Ho peccato di superbia. Ha sbagliato lei. Perché ai rigori il talismano sicuramente sarebbe servito. Cioè, il tronista Pellè non avrebbe fatto quella cosa. Sì. Maria, io esco adesso, ho preso il trono. È uscito. Il trono in Cina, fa uomini e donne cinesi adesso, okay. Ecco. Simone, ti chiediamo un ultimo favore. Sì. Sì. Devi insomma fare un saluto e benedire, tocca la telecamera, non so, tutti i nostri fan. Un saluto a tutti gli amici dell'Autogol, continuate a seguirci. Grande. Ciao. Tocca, ecco qua. Grande Palo, è arrivata l'edizione. Ho benedetto. Ciao ragazzi. Grande Palo. Ciao. Grande. Perché per entrare nel cuore dei tifosi non devi essere per forza un Ronaldo o un Messi, ma a volte basta essere un semplice, normale Simone Padovini.